che è un omaggio alla mia città, fatto da due artisti straordinari, no? Naf MK, non sono di Napoli, ma è un omaggio alla nostra terra, alla nostra musica, alla nostra parola. Secondo me è una cosa interessantissima che va oltre, diciamo, l'omaggio a me come artista. Credo che l'omaggio alla nostra città sia una cosa importantissima da apprezzare e da accogliere con grande felicità. Il murale dedicato ad Enzo Avitabile è stato inaugurato oggi all'esterno della stazione della metropolitana dei Colli Aminei in via Saverio Gatto. L'opera porta la firma degli artisti Domenico Tirino e Caterina Ceccarelli, che hanno lavorato per 4 giorni per portare a termine un progetto del tavolo interassessorile della creatività urbana del Comune di Napoli, in sinergia con ANM, Archeo Club d'Italia e associazione In World We Trust. Io sono per gli artisti di strada, per i talenti, per la street art. Ricordo che una delle prime delibere che feci, uno dei primi atti che feci quando diventai sindaco era liberalizzare gli artisti di strada. Abbiamo fatto il tavolo sulla creatività urbana al comune per dare anche più organizzazione, più sistematicità. Abbiamo finanziato dei progetti importanti su un festival della street art che partirà da quest'estate come città metropolitana. Per me è stata una sorpresa perché loro liberamente hanno fatto questa immagine e questo messaggio. E questa cosa per me è molto bella perché scopri attraverso un'immagine una proiezione che magari è la proiezione che tu hai con la tua musica, diciamo, negli altri. E questa cosa è molto bella, loro te la restituiscono attraverso un'altra forma d'arte, e questa è bella. Comunque grazie. 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 Grazie.